Conosci le sei fasi del negoziato? Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nel settore della gestione delle controversie, la negoziazione e la comunicazione efficace. Inoltre, sono presidente dal 2017 della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori. Sei sono le fasi del negoziato e te le voglio parlare, fermo restando che troverai i dettagli di ciascuna delle fasi nei miei videocorsi sulla negoziazione, il videocorso base, il videocorso avanzato che trovi sulla piattaforma Udemy e trovi ovviamente tutti i link in descrizione. Quali sono le sei fasi, rappresentandole in maniera sintetica, le sei fasi del negoziato? Beh, la prima fase è quella della preparazione, che tecnicamente è definita anche pre-forming. Questa è una fase fondamentale perché l'esito del successivo negoziato dipende dal lavoro che faremo esattamente in questa fase. Quindi quanto più saremo dettagliati, saremo precisi, saremo esaustivi e lavoreremo in questa fase, tanto più riusciremo ad essere efficaci poi al tavolo delle trattative. Quindi prepariamoci quelle che possono essere le alternative, quelle che possono essere i nostri obiettivi, i nostri interessi. E di questo non ce ne pentiremo mai al tavolo delle trattative. Seconda fase è quella del primo contatto. Siamo di fronte al nostro interlocutore, specie se abbiamo la possibilità di incontrare la persona per la prima volta, ma la stessa cosa poi facendo le debite proporzioni accade anche quando la persona comunque già la conosciamo. Questa è la fase in cui è importante lavorare sul clima, in cui tutta una serie di informazioni che ci portiamo dalla preparazione le andiamo poi ad applicare a quello che è il terreno concreto, a quella che è l'applicazione concreta. Quindi questo è il momento in cui è importante creare la relazione con il nostro interlocutore. Fase numero 3, il confronto. Si comincia a negoziare, si comincia a lavorare per andare a mettere sul tavolo i nostri obiettivi, i nostri interessi. Se volete anche apportare qualche informazione, qualche perché no, anche qualche depistaggio. Condividiamo informazioni, diamo delle informazioni, vogliamo riceverne altre. C'è anche un confronto che è un confronto non solo sui contenuti, ovviamente è un confronto prima ancora che sui contenuti, probabilmente è un confronto personale, quindi facciamo attenzione, ecco perché è così importante la fase precedente, la creazione del clima, facciamo attenzione sempre a muoverci e a portare avanti dei comportamenti che sono in linea con la relazione che piano piano faticosamente stiamo creando o che abbiamo creato. Fase numero 4, la trattativa. Qui si entra nel vivo del gioco del negoziato. Questa è anche la fase cosiddetta del norming, cioè dobbiamo anche andare a negoziare quelle che possono essere le piccole o grandi situazioni specifiche. E in questo senso è importante vedere il negoziato non come un unicum, ma come un qualcosa che è composto da tante piccole parti. E andando a lavorare e trovando una soluzione su ognuna delle piccole parti, poi ci ritroveremo d'incanto, diciamo così, a lavorare su una dimensione che ormai è una dimensione assolutamente comune, fase della trattativa. Poi, dopo la trattativa, si arriva alla fase numero 5, quella della soluzione, cosiddetta anche performing. Qui andiamo a disegnare quella che è la soluzione specifica. Non andiamo a cercare quelle che sono le possibili tante soluzioni, quella che nel dettaglio noi e le altre persone presenti intorno al tavolo stiamo costruendo e abbiamo costruito insieme, quella che risponde alla domanda: qual è la soluzione a questa controversia? Ecco, adesso l'andiamo a mettere in pratica. Sesta fase, fase numero 6, quindi, che si chiama post negoziato, quindi post performing. Attenzione, questa è una delle fasi meno considerate, un po' più trascurate, ma allo stesso tempo fondamentale. Perché? Perché abbiamo raggiunto l'accordo, abbiamo definito un contratto, abbiamo chiuso e risolto un problema. Non abbiamo finito di lavorare però con quella parte e con quella situazione, perché poi dobbiamo anche lavorare intanto per mantenere la relazione futura, ma anche per prevenire quelli che potrebbero essere ulteriori o eventuali problemi nel futuro. Quindi la fase post negoziale è una fase fondamentale perché non dobbiamo perdere il contatto, ma dobbiamo sempre mantenere il contatto per far sì che questo ciclo, perché di fatto è un ciclo, un processo anche di negoziazione, finisca, ma allo stesso tempo ponga le basi per ricominciare nuovamente a esercitare e a darci dei benefici rispetto a quell'accordo, a quella soluzione, a quella situazione che abbiamo risolto.
Bene, se ti è piaciuto questo video ti invito a mettere il like al mio canale, ricordati anche di attivare la campanella per rimanere in contatto e per essere aggiornata sulle ultime novità. Ti ricordo che su questi temi ho pubblicato due videocorsi, trovi il link nella descrizione e ti ricordo anche mi trovi sui social, ti ricordo anche le mie pagine su Facebook e la pagina professionale su Facebook e anche il mio profilo su LinkedIn. Quindi c'è modo per rimanere in contatto. E quindi attendo tue notizie. Grazie.